La missione spaziale Volare, che l'astronauta italiano dell'ESA Luca Parmitano ha appena concluso dopo 166 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale con 150 esperimenti scientifici condotti e per la prima volta per un italiano due passeggiate spaziali, rappresenta un'importante risorsa dal punto di vista del bagaglio di esperienze tecnico-scientifiche nazionali, un know-how a disposizione del Made in Italy che guarda l'esplorazione spaziale come strumento di crescita e progresso. Parmitano, prima che astronauta, è un pilota sperimentatore dell'aeronautica militare italiana, condizione che gli ha permesso di affrontare con professionalità la vita nello spazio anche nei momenti più difficili, come l'avaria della tuta nel corso della seconda passeggiata spaziale. Il generale Pasquale Preziosa, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Ha superato le difficoltà che si sono presentate proprio impiegando quello che gli abbiamo insegnato, sangue freddo e vincere i momenti per andare verso il futuro. E io credo che questa è la preparazione che in sinergia, in squadra con ASI e ESA, continueremo a fornire naturalmente in questo settore che è molto prezioso per il futuro dello sviluppo tecnologico. Aeronautica e ASI continueranno a collaborare per formare nuovi astronauti e tutto quello che Parmitano ha sperimentato in orbita, dagli studi sull'osteoporosi alla macchina per l'ecografia portatile, verrà ora messo a disposizione dei ricercatori. Sarà adesso esaminato, sarà adesso implementato e soprattutto con l'università sarà data alla nostra industria per poter migliorare le nostre condizioni di vita sulla Terra. Il motto dell'aeronautica, concluso Preziosa, è Virtute Siderum Tenus, con valore verso le stelle. E verso le stelle si sta andando davvero, con una nuova classe di piloti e ufficiali pronti a volare anche in orbita.